tante volte io sento i ragazzi che ancora non hanno delle idee chiare su cosa vogliono fare, giustissimo, però a volte si sentono quasi in difetto di non avere un'ambizione o un futuro chiaro nella loro mente. Però io invito a fare quello che ho fatto anch'io, cioè di non aver paura di provare tante cose diverse, non pensare al fatto di a 18 anni, a 19, a 16 anni di fai una cosa, fai solo quella e falla bene, ma di provare tante cose diverse, perché in questo modo ti puoi trovare la tua strada. Noi ci siamo promessi che l'opportunità che ci è stata data a noi la vogliamo ribaltare anche agli altri giovani, quindi se qualche ragazzo ha un'idea, vuole confrontarsi con noi siamo a piena disposizione anche a per partecipare insieme a tutte queste attività. Come vi possono contattare? Sicuramente tramite le pagine social, dove siamo super attivi e risponderemo subito, sia social di Vallo Web sia i nostri profili personali. La Silicon Valley in California, il Vallo di Diano, zona interna della Campania e del Salernitano, sembrerebbero non avere nulla in comune. Eppure non è così, qualcosa in comune ce l'hanno, qualcosa in comune ce l'avranno tra un po' di tempo, e noi di questo parliamo con Chiara Maria Di Clemente. Allora Chiara, siamo molto curiosi, spiegaci che cosa può legare mai il Vallo di Diano e la Silicon Valley. Allora, legare il Vallo di Diano e la Silicon Valley è un qualcosa di un po' inaspettato, ma grazie a Vallo Web e alla nostra partecipazione, mia e del mio collega Domenico Pastore, all'hackathon organizzato da Silicon Valley Study Tour, è possibile, in quanto ad ottobre verrà organizzato un hackathon spieghiamolo per i nostri telespettatori che magari non masticano tanto l'inglese. Un hackathon è una sfida dove si riuniscono in tavoli dei gruppi, e questi gruppi cercano di trovare delle soluzioni a dei problemi che vengono assegnati ad ogni tavolo. Un hackathon può avere varie sfaccettature e vari argomenti che possono andare da sostenibilità ambientale, quindi si assegna un problema e si cercano delle soluzioni. A Padula, probabilmente nel mese di ottobre, e sarà il terzo hackathon di Silicon Valley Study Tour organizzato in Italia. E sarà proprio organizzato da noi di Vallo Web in collaborazione con i ragazzi di Silicon Valley Study Tour. Facciamo un po' di chiarezza. Vallo Web è una testata alla quale tanti di noi sono molto affezionati, perché è stata una delle prime testate giornalistiche del Vallo di Diano. Adesso si è modernizzato. Sì. Allora, Vallo Web in realtà nasce circa 20 anni fa, come diceva Antonio, ed era una sorta di testata giornalistica online dove venivano messe tutte le varie notizie del territorio, e soprattutto c'erano circa 20 ragazzi, che erano i ragazzi di Vallo Web, che all'epoca facevano varie foto, creavano rete, facevano varie foto agli eventi e poi le pubblicavano sul loro sito, il che negli anni 90, inizi anni 2000, era una sorta di novità per il territorio. Ad un certo punto Vallo Web è andato scemando, quindi chi va all'università, quindi i ragazzi di Vallo Web, hanno abbandonato questo progetto. Ma noi, che siamo la nuova generazione, abbiamo deciso di riprendere Vallo Web, però dandogli una sorta di nuova connotazione, una connotazione un po' più digital, una connotazione un po' più attuale. Nuovi campi, ovvero formazione in ambito digital. Infatti noi, attraverso quelli che sono i nostri partner, ricordiamo che Vallo Web attualmente è sostenuto da ShopNow, che è un'azienda informatica. Attraverso quelli che sono i nostri partner diamo formazione ai ragazzi in maniera gratuita a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo digital,
Poi inoltre stiamo creando Startup Studio, perché noi crediamo che i giovani principalmente siano il motore del cambiamento, quindi crediamo molto nei giovani, quindi se c'è un giovane che ha un'idea noi cerchiamo di ascoltarlo, magari di aiutarli a fare un business plan o dargli partner o dargli contatti per riuscire a portare avanti la sua idea. E inoltre stiamo cercando di fare open innovation e supporto alle PMI, quindi alle piccole e medie imprese che vogliono avvicinarsi al mondo del digitale. Uno dei nostri obiettivi principali è anche creare quella che è una rete tra tutti i vari attori del Vallo di Diano in tutti gli ambiti. Stiamo collaborando proprio per questo, partendo proprio dai giovani con le scuole, perché crediamo che partendo proprio dai giovani si possa far creare quello che è un'opportunità per i giovani del territorio. Infatti abbiamo già vari ragazzi che vengono da noi a fare i corsi, infatti quest'estate abbiamo inaugurato il nostro primo format di corsi, Vallo Web Academy, dove abbiamo avuto circa 20 ragazzi che hanno svolto circa 8-9 lezioni e hanno ottenuto varie skills e informazioni sul mondo e-commerce, quindi la vendita online. In una location prestigiosa. Sì, grazie al comune di Padula che ci ha patrocinato la sala San Severino, abbiamo svolto questi corsi in Certosa di Padula. Infatti il comune c'è sempre, in questi termini, c'è sempre stato molto molto vicino in termini di supporto. Una soddisfazione per voi penso sia stata quella di aiutare i giovani, e già ce ne sono alcuni, a trovare un lavoro. Sì, infatti uno degli obiettivi principali è creare un'opportunità per il Vallo di Diano, e ci sono vari giovani che hanno frequentato i nostri corsi che hanno trovato attualmente lavoro sapendo usare appunto un gestionale per la gestione di e-commerce, quindi negozi online, hanno trovato lavoro proprio nel Vallo di Diano. Quindi uno dei nostri obiettivi principali è creare un'opportunità per i giovani, perché alla fine crediamo che i giovani siano pieni di opportunità, però bisogna cercarle. Infatti uno dei nostri motti è dove il talento incontra l'opportunità, e stiamo cercando di creare anche le possibilità e le condizioni per creare un qualcosa per i giovani. Ci ha raggiunto mentre Chiara parlava quello che è il Deus ex machina di tutto questo movimento che si sta creando nel Vallo di Diano. Domenico Pastore, abbiamo parlato con Chiara dell'eredità di Vallo Web che è stata raccolta da voi, di come la state sviluppando e soprattutto del fatto che siete già molto attivi in questo territorio, anche se tu vieni da esperienze fuori da questo territorio. Sì, esatto. Sì, diciamo che molto attivi, ma di questo movimento che diciamo l'abbiamo ripreso da quello che era iniziato agli inizi degli anni 2000 da Gianluca Vegliande, poi l'ideatore di quello che è Vallo Web. Quindi sicuramente anche grazie a lui che ci sta dando fiducia e supporto in tutte queste attività che stiamo realizzando, che stiamo facendo e che vogliamo fare. Ecco, parlaci un attimo di te, perché sei una figura interessante, un giovane che va via per motivi di lavoro dal Vallo di Diano, a un certo punto decide: io voglio vedere se c'è la possibilità, insomma, di operare nel Vallo di Diano. Sì, infatti è un po' questa in sintesi la storia. Io ero uno di quelle persone, come tanti miei coetanei, che alla domanda volete andare via dal Vallo, io ero il primo che alzavo la mano e dico sì, voglio andare via dal Vallo. E così, quando finisco poi il liceo scientifico a Padula, così è stato. Quindi decido di andare fuori, di continuare il percorso universitario lontano dal Vallo di Diano, perché non vedevo opportunità, aspettative. E quindi vado a Pavia, quindi faccio i primi 3 anni a Pavia di triennale, poi successivamente la magistrale a Milano. Però in realtà dopo il primo anno mi rendo conto che probabilmente quello che avevamo nel Vallo, nel senso che nel Vallo avevamo delle opportunità, ma non erano
valorizzate, non erano sfruttate, e quindi ci poteva essere qualcosa che si poteva fare, però era rimasta solo, diciamo, un'idea che, e dei ragionamenti che facevo tra me e me. Poi c'è stata un'altra casualità, perché io sono uno di quelli che all'arrivo del Covid, febbraio 2021, ritorno ad Atena Lucana, perché sono di Atena Lucana, e quindi completo il mio percorso universitario da remoto, mi laureo da remoto, però sono rientrato. La terza casualità è di aver conosciuto una persona con un'amicizia in comune, che è Gianluca Vegliande. Quindi io ho conosciuto Gianluca Vegliande ed è da quella conoscenza che si sono aperte poi tutte le aspettative, cioè quella che era la mia idea di ritornare nel Vallo, ma fare qualcosa effettivamente poi si è realizzata in questo modo, conoscendo Gianluca. Quindi si è iniziato il percorso Vallo Web, altre attività, però ecco, mi hanno dato l'opportunità di fare qualcosa nel Vallo di Diano, rimanere nel Vallo di Diano, vivere il Vallo di Diano e comunque dare un contributo per il territorio. Tu sei un esperto di un settore del quale c'è molto bisogno nel Vallo di Diano, perché bisogna trasportare il Vallo di Diano nella nuova era, insomma, uscire un po' da degli stereotipi, per sviluppare, insomma, anche le attività commerciali soprattutto. Esattamente, non direi proprio un esperto, però una persona che in qualche modo si impegna ad aiutare le aziende del territorio ad andare verso quello che è il mondo digitale, quindi quasi come divulgatore, è una parola brutta, convincere le persone ad andare, gli imprenditori, ecco, ad andare su questa, Si stanno convincendo le aziende del Vallo di Diano, gli imprenditori del Vallo di Diano? Allora, alcune sì, non bisogna negarlo, soprattutto un punto a favore è comunque il cambio generazionale che ci sta aiutando in questo, quindi ci sono le nuove generazioni che stanno entrando in azienda, che ovviamente nascono con il mondo digitale, quindi già hanno nell'ottica di dover innovare in quella direzione. Altre volte abbiamo più barriere, però sappiamo che è un lavoro lungo, difficile, perché bisogna proprio scardinare una cultura imprenditoriale tradizionale e portarla verso qualcosa di nuovo. Intanto lavorate molto anche fuori dal Vallo di Diano. Sì, assolutamente sì, infatti tanti rapporti anche commerciali li abbiamo con realtà fuori dal Vallo, e direi anche fuori dall'Europa, perché ci stiamo avvicinando anche a Silicon Valley, che si sente tanto nel mondo tech, e stiamo in qualche modo mettendo un passo anche in quel territorio. Ecco, Di Pietro direbbe: ma che ci azzecca la Silicon Valley con il Vallo di Diano? Invece ci azzecca, e abbiamo parlato con Chiara di questo, prima di tutto di questo progetto al quale avete partecipato a Verbania, e poi di questa vostra intenzione di andare proprio nella Silicon Valley. Esattamente, noi abbiamo iniziato a interloquire con gli organizzatori dell'Hackathon a Verbania già 2 anni fa. Io avevo partecipato precedentemente a un Hackathon e a un percorso di incubazione per un'idea innovativa a Milano, in cui conobbi Paolo Marengo, che è l'organizzatore del Silicon Valley Study Tour. Da lì erano rimasti un po' di contatti, poi io lo risentii per approcciare un discorso più di collaborazione con il nostro progetto Vallo Web e dire: perché non creiamo un ponte tra Silicon Valley e Vallo di Diano? E da lì eravamo iniziati un po' a parlare. Poi si è colta l'occasione dell'Hackathon che hanno organizzato a Verbania, in cui noi abbiamo ovviamente partecipato, che è stata una bellissima esperienza, perché soprattutto per le persone che poi si conoscono in queste attività, alla fine erano studenti ma anche tanti ingegneri o manager che già lavorano in realtà aziendali più o meno grandi, quindi si creano dei rapporti. E abbiamo avuto l'occasione, partecipando al Silicon Valley all'Hackathon di Verbania, di essere anche tra i selezionati del prossimo Silicon Valley Study Tour, che sarà ad agosto, il prossimo agosto. Ed è un'esperienza affascinante e bella, perché si vanno a vivere in realtà un territorio che
si legge sui libri, però bisogna vivere, che è quello un po' della Silicon Valley. Che per state preparando le valigie. Sì, esatto, ci stiamo un po' preparando le valigie. Vogliamo fare anche una campagna di crowdfunding per... E ovviamente ne parleremo quando avrete, insomma... Assolutamente sì. Quando avrete lanciato l'iniziativa, perché bisogna aiutare i giovani del Vallodidiano a realizzare... le proprie ambizioni. Esatto, ma non è anche un aspetto di condivisione, direi, perché altri nostri colleghi che hanno fatto questo percorso in realtà vanno lì con l'obiettivo di creare contatti con magari anche aziende o professionisti che vogliono supportare il viaggio, quindi si va lì anche come una sorta di delegati delle aziende o dei professionisti per creare dei rapporti. Insomma, un via vai tra Vallodidiano, Salerno, Milano, siete sempre in viaggio. Sempre in viaggio. Infatti la cosa bella è che io, questo è un aneddoto, che a fine anno io sono di quelli che condivide tutto con Google, anche gli spostamenti. La cosa bella è che ogni fine anno vedo tutti gli spostamenti che ho fatto e l'obiettivo è che siano sempre di più. L'esempio, insomma, di come non è vero che per raggiungere determinati obiettivi bisogna essere avanti con gli anni. I giovani di oggi, anche del Vallodidiano, sono giovani molto intraprendenti e preparati. Sì, io lancerei anche un appello, che è quello di dare fiducia a noi giovani, perché sono poi anche pochi gli imprenditori che danno fiducia magari a quello che dice un ragazzo di 26 anni, di 27 anni, di 18 anni, 19 anni, e quindi aprire anche un po' la mente e le orecchie a noi giovani. Creare occasioni. Esatto, creare occasioni di network, nel senso che occasioni in cui possiamo conoscere noi, gli altri giovani possono conoscere noi, in modo da far partire insieme tutte queste attività. Quindi serve contaminazione, la parola secondo esatto. me è importante. Un pensiero ai giovani che magari vogliono, sono alla ricerca di un'occasione. Allora, io penso che bisogna seguire sempre il proprio istinto. Quando un giovane, anche se si trova in disaccordo con qualcuno per le proprie scelte, peraltro deve sempre scegliere quelle che sono le proprie attitudini, e bisogna, penso, anche buttarsi in quelle che sono alcune cose. Magari si sbaglia, però piano piano si riesce a trovare la strada. A trovare, sì. E infatti penso che i giovani meritino di avere una chance. È una chance, quindi bisogna comunque dargli un'opportunità, come è stato fatto con me, tra l'altro. Domenico, tu sei contento di essere comunque tornato nel Vallodidiano? Assolutamente. O sei già pentito? Non mi pento di essere ritornato nel Vallo.